Io ti invito a iscriverti al canale se sei nuovo, spuntare la campanellina, ma soprattutto al sito gianpierobruno.it, dove puoi ricevere lezioni che non carico sul canale in base al tuo livello, principianti, ritmica, blues, improvvisazione, intermedio, lezioni di chitarra classica, armonia, fingerstyle, eccetera. Poi c'hai il canale Telegram e il gruppo Facebook sotto il video, se non preferisci le mail. E c'è infine una playlist finché stai principiando nella home del canale sotto i video caricati. Sotto il video trovi già il link per andare nella pagina di finché stai principiando. Benvenuto nel tutorial di Monastere Santa Chiara in La Maggiore. Vediamo subito, io istintiva ho creato, vabbè, suono un accordo di mi maggiore, mi settima, con il pollice, sgranando le corde, cioè io non faccio, ma un rapido arpeggio. Poi faccio una sorta di tremolo. Una sorta di plettro, l'indice e il pollice, è una tecnica personale più da chitarra elettrica, no? Se ti risulta comodo, suoni semplicemente con indice medio, fai. E qua viene la melodia, si minore, mi maggiore e la maggiore. Un giro si minore, mi maggiore e la. Tipico giro anche per Reginella, no? Fa col barré. E il la. Quindi facciamo questo barré. No, qui battuta 4. Quindi facciamo, questo è un si settima suonato sempre sgranando, rapido arpeggio. Qua al nono tasto. Il nono tasto facciamo 9 10. Vedi, quel segno è un mordente, insomma, è una. Battuta 4, quindi. Stoppiamo il mi basso poi, cioè vedi. Dito 4, un bel vibrato, accordo diminuito, mi nona, mi settima. Quindi ripeto la battuta 7. Qua restiamo per un tempo indefinito, al nostro piacere.
In particolare, quando il cantante decide di partire, facciamo la strofa che fa con questo accordo. È un bellissimo La minore che fa. Qui fa La minore e Re settima, ok? Re minore settima e Re minore settima. Poi facciamo. Battuta 15, c'è cioè un altro mordendo, cioè che fa? Tasto 1, legatura dove noi con la mano destra appoggiamo, tocco appoggiato. Mi settima. Qua faccio il col palmo subito dopo il pondicello per ottenere questo suono sordo. C'è il pizzicato nella chitarra classica, palm mute, mute nella chitarra moderna. Sì. E poi normale. Questo è un Si minore. È chiaro il passaggio. Battuta 19. Altro mordente. Un La senza la terza, La sus, sas. Come per l'intro. Con il 4 faccio battuta 25 e poi lo faccio all'ottava alta. L'indro. Battuta 30. Qua faccio un begin. Do diesis minore settima. Battuta 40, barré, vedi? Qui faccio battuta 40, faccio un mordente di nuovo. Di nuovo il barré, di nuovo. Qui
terminiamo al 17° tasto, questo La maggiore, qui all'ottava alta. Io ti ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo tutorial.